Amo lo sport, amo l'atmosfera negli stadi, ma com'è vedere una partita? Udine! Oggi siamo ospiti dell'Udinese e siamo Ematoshi, Lorenzo e vi porteremo con noi a vedere Udinese-Monza alla Dacia Arena, uno degli stadi più belli d'Italia. Siamo venuti proprio da veri e propri turisti qua ad Udine e abbiamo scelto due possibilità per andare verso lo stadio. Ci siamo trovati qui in mezzo a questa piazza splendida di Udine. Castello, sì, è il castello, esattamente lì tra l'altro c'è un angelo dorato che si gira in base al vento, clamoroso. Abbiamo scelto, come dicevamo, due possibilità per andare allo stadio, una in pullman e una in macchina, vediamo chi arriva prima. Allora, sto andando a prendere la macchina, inammissibile arrivare dopo Lorenzo che sta prendendo il pullman, dai. Team pullman, dai. Proviamo ad accendere l'auto e poi sgalviamo verso la Dacia Arena. Sono appena salito in macchina, il navigatore impostato dice 9 minuti, quindi vicinissimo dal centro. Non vedo l'ora di arrivarci, perché quando io ho visto le foto della Dacia Arena, non essendoci mai stato, l'impatto visivo sembra di essere non in Italia oggettivamente. Quindi tanto il povero Lorenzo sarà sull'autobus oppure lì alla fermata ad aspettare. Signori, ecco a voi l'ingresso della curva sud della Dacia Arena. Eccolo qua. Adesso ci avviciniamo un pochettino. Non avevamo dubbi. Sono arrivato prima di Lorenzo. Questa è la Dacia Arena ufficiale. C'è parcheggio ovunque. Quindi chiunque venga in macchina ha un motivo in più per venirci, perché c'è il parcheggio esattamente davanti, no? Come direbbe Massimo Marianella, meraviglioso lo stadio dell'Udinese, eccolo qua, straordinario, fantastico, è il Gate M. Cioè, a me queste cose fanno impazzire, brand, brand, brand. Guardate qua, Udinese Calcio, fantastico. Questi sono gli ingressi degli uffici, perché ovviamente alla Dacia Arena non si smette mai di lavorare 7 su 7. Questo è l'ingresso della Dacia Arena degli uffici, quindi guardate qua. Dopo facciamo finta anche di intervistare Lorenzo per chiedergli quanto ci ha messo ad arrivare col pullman. Guardate qua, qua vengono le interviste dentro la Dacia Arena. Guardate che bello, le postazioni, il microfono, sedia brandizzata, tutti gli sponsor, bellissimo. Questa è la visuale dell'allenatore. In sostanza, dentro la Dacia Arena, appena entri, c'è la postazione della press room dove fai le interviste. E poi tutti i vari uffici, marketing, giovanili, tutti i vari uffici sono raggruppati in questa sala, Udinese Calcio. Nella Dacia Arena ovviamente puoi anche noleggiare questa sala per eventi, una specie di auditorium vero e proprio, avantissimo. Sono arrivato alla Dacia, ci abbiamo messo un po' e soprattutto Ematoshi ha giocato sporco. A sto giro ha vinto lui, ma testa domani. La visuale del pullman, anzi dei pullman delle squadre quando arrivano. Mix zone per rilasciare qualche dichiarazione. Spogliatoio Udinese, spogliatoio ospiti, là davanti. Questo è il tunnel che ogni calciatore affronta prima di entrare negli spogliatoi. Quindi i calciatori si... Ecco. A proposito, guardateli qua. Secondo voi Becao, che è già alto 1,90 m quasi, con queste scarpe arriva ai 2 metri? Chiaramente angolo Pereira con la cassa più arrogante del mondo. Attenzione, allora, quello che stiamo facendo è una cosa importante. C'è Messi, c'è Maradona, la Coppa del Mondo in spogliatoio, poi non è che puoi fare quello che vuoi, no. Qua c'è un monitor come se fossi in aeroporto con tutte le attività e il programma giornaliero. Guardate qua, esci dallo spogliatoio e questi sono alla fine credo 5 metri e arrivi nella meeting room, sala riunioni, dove il mister spiega tutte le tattiche che dovranno adottare durante il match. Dagli spogliatoi poi fai queste scale, sulla sinistra trovi la piscina che in questo momento è coperta, ma andando avanti di qualche passo, ulteriori scalini e trovi dei lettini e poi anche delle saune, cioè un centro benessere negli spogliatoi, clamoroso, bellissimo. Lore, siamo negli spogliatoi ospiti, domani
qua ci saranno seduti i giocatori del Monza. Beh, comunque devo dire tanta roba anche questi. Siamo nel tunnel delle Legends che porta al campo, quindi qua domani, ecco qua, che vabbè, poi anche tanti altri. E poi, ragazzi, stiamo per entrare. No, vabbè, pazzesco. Siamo a bordo campo della Dacia Arena. Devastante. Questa è la tribuna centrale. Questa è la vista che hanno i calciatori quando entrano sul campo. Ragazzi, il campo è letteralmente perfetto. Perfetto. Pazzesco, devastante. Ragazzi, fino a qualche secondo fa c'era proprio il ragazzo che si occupa del campo, che praticamente lo curava come se fosse il suo bambino. Tutto il giorno praticamente controlla se c'è qualche problema o no sul manto erboso. Quindi un'impressione clamorosa, siamo dentro. Questa è la panchina dell'Udinese. Questa è la tribuna, cioè i tifosi sono letteralmente appiccicati alla panchina. Pazzesco, stadio straordinario. Qua ragazzi è dove i commentatori entrano le varie partite, quindi questa è la postazione di ognuno, mettono i monitor, si fa tutto e questa è la loro visuale. Direi mica male qua la Dacia Arena. Corre il pallone di Udoge, prova ad andare Udoge, lo ferma Pessina però. Prova a sgazzare, Destiny Udoge prova ancora, sul lato corto dell'area di rigore, pallone in mezzo, per Beto, 1-0. Qua c'è lo stadio della prima squadra e questo è l'ingresso dello spogliatoio della primavera. Quindi tutto attaccato, proprio come fanno ormai le migliori squadre europee, hanno tutto vicino al campo d'allenamento che tra poco andiamo a vedere. Questo è lo spogliatoio della primavera, ragazzi. Si trattano meglio di tante altre squadre di Serie A. Allora, siamo su un caddy senza servo sterzo per andare a vedere il centro sportivo d'allenamento. In zona, qua è clamoroso. Abbiamo pagato per salire sulle giostre, pazzesco. No, vabbè, questo è il campo d'allenamento dell'Udinese Calcio. Siamo al top, ragazzi. Lorenzo fece un bambino. Perché veramente è bellissimo. Erba brutta anche qua, come per il campo, per lo stadio. Quanti campi sono? 7 campi più 2 campi sintetici. Allora, in questi campi praticamente si allena tutta l'Udinese Calcio, dall'Under 9 fino alla prima squadra. Lì, tra l'altro, abbiamo anche una gabbia, adesso esattamente lì, è una gabbia praticamente un campo a 7 fatto solo con le sponde, straordinario. Attenzione perché ho visto un pallone, non lo dite nessuno, ho visto un pallone! Allora, buongiorno ragazzi. Buongiorno. È il match day, quindi porteremo un po' dentro la Dacia, un po' come si vive l'atmosfera di una partita dell'Udinese. Sei pronto? Prontissimo. Stiamo entrando ovviamente nella pancia della Dacia Arena. Eccoci qua. Lore, il Monza, prima della partita. Il ragazzo che si occupa del manto erboso che andiamo ad inquadrare è davvero in perfette condizioni. È tutto veramente strafigo, ragazzi. Tra pochi minuti penso anche che entrino i giocatori dell'Udinese. Eccoli qua, eccoli qua. C'è anche la VAR qua, lo schermino della VAR. Buongiorno, buongiorno. Allora, le panchine dell'Udinese e della Dacia Arena, direi, hanno questa particolarità che non so se vedete questa struttura qui. In caso dovesse piovere o comunque grandinare, esserci maltempo, si chiude, quindi tanta roba. E questa è la visuale che hanno chiaramente della Dacia Arena. Mi stanno portando a visitare la parte VIP, diciamo. Ovviamente Udinese uguale anche San Daniele, guardate qua. Secondo voi noi non lo assaggiamo? Adesso prendiamo 10 piatti. Oh, questo in Argentina non ce l'hanno, Messi, ma vediti il mate, va. Altro banchetto. Questa comunque è la sala dove ci si può rifocillare. Vista? Tutto alla vista? 9 pieno. Ho
veramente. C'è anche Stefanino Sensi. Montagna Betagna, praticamente. Tutto il suo bambino curato nei minimi dettagli ogni giorno e poi viene rovinato dagli scarpini dei calciatori. Guardate qua. Ragazzi, il Monza si sta riscaldando sotto i sapienti occhi della dirigenza. Non c'è bisogno di presentazioni, direi. Allora, Lore, siamo seduti anche su questi tipi di seggiolini. Molto, ma molto comodi. Non lo vedete? Si sta tagliando il San Daniele. Numero uno al mondo. Ragazzi, è giunto al termine questa splendida giornata grazie all'Udinese. Grazie mille. Che abbiamo assistito a Udinese Monza. Io direi atmosfera più che sufficiente, veramente. Tutto esaurito. Tutto esaurito, bellissimo. Accessibilità dello stadio, fantastico. Parcheggi la macchina al massimo a 100 metri di distanza. Se si è mangiato, cioè ti tagliano il San Daniele lì davanti. Non so. Clamoroso, stiamo parlando dallo skybox della Dacia Arena. Adesso non so se voi riuscite a capire quanto è bello. Le due maglie, fantastiche, grazie mille. Io direi che da Ematosh, Lorenzo, un saluto e un ringraziamento. Ci vediamo al prossimo stadio. Ciao!